calendario ieri si è chiuso il D1 ai 60.000 rotti, oggi D2, giornata in cui si spinge perché c'è grande selezione. Ma mi piace vederla in un'altra ottica, un passo è stato fatto, ne mancano tre. E quindi... quindi adesso bisogna fare un altro passo, spingere non lo so, dipende dal tavolo. Giornata di ieri, hai giocato in maniera secondo me diversa, stavamo parlando prima fuori dalle telecamere, hai giocato in maniera un po' più attenta, pensi che sia un modo nuovo di approcciarsi ai tavoli? Ma io credo che bisogna sempre adattarsi a quello che è il tavolo e ci sono tantissime situazioni in cui è conveniente nei primi livelli giocare un po' più accorti. Non è che serve per forza spingere a tutti i costi ogni mano. È una cosa che ho fatto tante volte, è importante che ora me ne stia ricordando. Quanto ti piacerebbe vincere proprio l'IPT? Mi piacerebbe vincere qualunque torneo, adesso mi manca un po' il sapore della vittoria e vorrei prendermi questa vittoria per ritrovare la fiducia in me stesso, perché penso solo vincendo poi... Vincere aiuta a vincere, come si dice sempre. Il tavolo l'hai già visto, chi c'hai al tavolo com'è? No, ancora non l'ho visto, lo vedrò adesso che mi siedo. Non so se conoscerò il giocatore. Tendenzialmente preferisci gente che conosci al tavolo o gente che conosci meno? Perché poi è un boomerang, perché poi probabilmente anche loro hanno gli stessi di te. La cosa più importante è avere spot facili, li conosci o non li conosci. L'importante è saper valutare nella prima mezz'ora gli spot facili e che ce ne siano tanti. Una strategia l'hai già pensata o ti siedi, guardi il tavolo, leggi gli avversari, leggi le chip e poi ti adatti a quello che è? E guardo anche le carte, magari... Ad esempio. Magari aiutano a volte. Sì, magari ogni tanto la carta serve. Lui era Dario Vigneri, noi ti seguiamo ovviamente, in bocca al lupo per questa giornata. Vi ringrazio, speriamo bene.